Certo. Dopo ancora mancavano 20 minuti e la tattica del nostro allenatore era mettere due attaccanti come era Barbara La Torre e Mariona Caldentei, due estremi per giocare con quattro attaccanti gli ultimi 20 minuti e intentare fare qualcosa, però vero Sergio che malgrado avere quattro attaccanti nella squadra lì che era molto lontana, molto diffusa non riceveva la palla con chiarezza davanti porta, Dugan era molto sparita, il buon ufficio di Mariona Caldentei e di Barbara La Torre è stato realmente buono, perché avevano molta forza, molto impegno, però soltanto con questo sforzo non era abbastanza buono per fare un gol contro una squadra che è molto molto solida e che ha controllato la palla tutta la partita. Certo, vero. Il sorteggio è stato sfortunato perché hanno beccato la più forte. Certo. Va bene Maxi, sì. Chi è venerdì sera sarò libero, Sì. Okay. Venerdì sera a Kiev, venerdì 24 di maggio sarò libero, adesso va bene, per andare in giro. Abbiamo detto che ci sono quanti impegnisti vengono a vedere la partita al di là della cena, Sergio, dal Ticino? Allora, dal Ticino siamo in sei, sono in sei, sì. Io sto organizzando la trasferta, sì. Sono impegnisti da qualche anno, quindi già che conosco l'ambiente, erano stati tutti a Torino, credo, l'ultima volta. Io mancavo già in quella occasione e loro c'erano. E niente, sei persone. Allora sei recidivo. Esatto. Beh, sei persone è un buonissimo numero per noi, perché Roma non è distante, ma non è anche vicino. Non è Torino e Milano. Esatto. Sono 50 km da Milano. Appunto, cioè, questo ho detto, no? Esatto. Ma qua a Milano dobbiamo aspettare un miracolo per venire qua. Vabbè, dai, l'anno prossimo l'Inter ci sarà in Champions, dai. Ti avevo detto, Sergio, te devi comprare l'elicottero privato. E vabbè, quindi in totale 4, ho capito bene? Non sei. Ah, sei, scusa, sei. Sei. Invece della Peña Lombarda, oltre a Pietro Locatelli? Allora, verranno altri 5. Ecco, ma viene un tuo socio un po' speciale, vero, Pietro? Sì, io ho l'onore di portare a Roma il capitano della Nazionale Amputati. La Nazionale Italiana Amputati, esatto. Mm-hmm. Il nome? Francesco Vessone. Esattamente. Quindi Detto Messi, esatto. Benvenuto. Esattamente, quindi avremo il piacere di conoscerlo, oltre che dai social, dal vivo, allo stadio. Viene mercoledì? Sì. Quindi sta nel nostro settore? Sì, è il settore ospite. Hai preso tu il biglietto come peignista? Sì. Benissimo. Ecco, vedi, questa... Io invece arriverò lunedì 9 alle 6 a Termini. Benissimo. Okay. Così pronto per mettere il tappeto. Come dici? Facciamo mettere il tappeto a Termini. Esattamente. Tappeto rosso. Vabbè, invece Joaquin arriva lunedì mattina, molto presto. Sì. Arriva molto presto. Sì, alle 6 della mattina parto di Barcellona. È la ora ottima per prendere un volo, esatto. Per non avere l'ansia di prendere il volo, e prendo la 6, alle 8 sono di là, esatto. Vado al mio albergo, faccio check-in, esatto. E ya sono libero per tutta la tarde. Esattamente. Devo dire che non soltanto viaggio io della mia Peña, sino che viaggiamo tre catalani della mia Peña, e Gian Giopard, che conosce abbastanza voi, tutti voi. Un mezzo catalano, mezzo romano, come Ignasi Raguez,
che viene, viene pure. Ignasi viene? Sì, Ignasi Rawes viene pure. Ah, io non lo sapevo, fantastico, sì. Fantastico. Gli hai detto di chiedere un biglietto alla nostra Peña, sì. perché tu eri, sapevo che tu eri molto occupato e gli hai detto chiedere un biglietto a Tony Blanchard perché sarà più facile che ti dà un biglietto. Lui è socio già della nostra Peña. Bene. E vendrà. Bene. Verrà pure a questo, senti, a questo bel raduno che faremo. E quando arriva lui? Non lo so perché ancora non ho parlato con lui. Gian Giopassi che lo so, arriva martedì. Lui sempre arriva martedì. Ma sempre. E va via mercoledì perché lui per lavoro, certo, per lavoro è molto, certo, occupato. Certo. E non soltanto fa sempre la notte dopo la partita la fa alla città dove andiamo. Ok. Però Ignasi ancora non ho controllato. Ignasi ancora non lo so cosa farà. No, ancora non lo so. La verità. Va bene. Quindi poi lo sappiamo e ci organizziamo. Va bene, sì. Perfetto. Va bene. Sì. Ragazzi, veloce. L'ultima notizia. Sì, che Sergio deve andare a lavorare domattina. E io attacco alle 5. Attacco alle 5 della madrugata. E io c'ho una zia in Argentina. Una zia in Argentina. il Sporting di Gijón condannato a pagare 1.250.000 euro al Barça per Botia. La sala de casi civile del Tribunale Supremo ha confermato giovedì, perché già stiamo a venerdì, no? Ieri, diciamo, la sentenza dittata dalla Audienza Provinciale di Barcellona. Il club asturiano deve pagare parte del dinero ingresado per il traspasso del difensore Botia al Sevilla nel 2012. Allora, invece... No. Ovviamente è ironico quello che dice Joaquin, però notizia di mezzanotte e 20, l'articolo di sport, la notizia di sport è di mezzanotte e 29, che il Leo starà al Sanchez Pizjuan. Sì. Questo è che è andato tutto bene, oggi come abbiamo detto si è allenato il Leo Messi prima del treno, buone condizioni fisiche, stava appunto, l'abbiamo detto, accompagnato al fisioterapista argentino Marcello D'Andrea, ovviamente di origini di Vigo probabilmente, vero Alberto? Marcello D'Andrea, che si è riunito col nostro grande dottor Pruna, e che appunto il giocatore argentino sta bene e che partirà con la squadra per andare a Siviglia, poi deciderà se Ernesto Valverde se impiegarlo o no nel turnover, però i problemi fisici, le piccole molestie fisiche date alla luce, vi sto leggendo l'articolo, date alla luce per motivi di fatica muscolare sono completamente spariti. Grazie anche a San Paolo, perché sì. Io ve lo ridico, chiudo la trasmissione così, se c'era un Bausa qualunque, cioè un mediocre allenatore argentino che con il risultato negativo sarebbe andato in pasto alla prensa, cioè alla stampa argentina, avrebbe fatto giocare. Esattamente. Così. Va bene, ragazzi, io vi mando dimmi. Il Barça ha inviato pure una sombra con Messi, un tal Pepe, non mi ricordo il cognome. Sì, sì. Un preparatore fisico anche, che è stato tutta la settimana con Leo nella nazionale argentina. Non mi ricordo il cognome, però so che si chiama Pepe. Uh-huh. Uno che un membro della prima squadra del Barcellona. Sì, ma infatti, insomma, era una cosa normale poi questa. Va bene, allora io vi mando un abbraccio a tutte e tre e ci vediamo, ovviamente, ciao. Ci sentiamo la settimana prossima e con i due, Pedrito e Joaquin, ci vediamo a Roma il lunedì 9, con Sergio invece ci vediamo. Alla foresta blaugrana. Ci vediamo sicuramente, io so quando, ma non ve lo dico. Ecco qua. Suspense. Buonasera a tutti. Buonasera e buona Pasqua. Buonasera e buona Pasqua. Buona Pasqua, un abbraccione a tutti. Ciao, ciao, buonasera, ciao. Buonasera, buona Pasqua. Ciao, ciao, ciao. Bene, Alberto, vamos a cerrare il programma, no? Passami la chiave. Sì, passami la chiave. E vabbè,
in conclusione, che quello che dicevamo prima sulla partita con la Roma, già lo diceva questo ragazzo, questo giornalista Mirko Emili lo dice, di Radio Centro Suono Sport. Radio Suono Sport. Centro. Ah, Centro Suono Sport. Ha detto quello del problema del medio campo della Roma, e inoltre a Roma c'è una grossa difficoltà, nel senso che quando le fanno un gol si sgonfia. È successo quando c'aveva la partita in mano a Ucraina, che vinceva 1-0, gli hanno fatto un gol e boom, ha perso la partita. Così che penso che poi, se guardiamo tecnicamente le due squadre, ovviamente il Barcellona è superiore, però come dicono sempre, il pallone rotondo, vediamo che succede. Esattamente, il pallone rotondo, vediamo che succede. Va bene, allora ovviamente salutiamo Antonio Galletti, che ci ha scritto all'inizio della trasmissione. Ciao Antonio, un abbraccione. Però purtroppo poi gli eventi di questa sera hanno fatto che non siamo riusciti a leggerlo. Al di là, insomma, il Siviglia per la 30ª Coppa di Spagna è d'accordo con il presidente Gil sulla questione delle pegne di Catalogna, che adesso erano le pegne internazionali, sono quelle di Catalogna di 30 anni fa, e dice, ovviamente ci ricorda una cosa che facciamo molto volentieri, ricordare Fabrizio Frizzi, insomma, questo professionista, questo tifoso del Bologna, che però era un grande conduttore televisivo della Rai. Ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, era una eccellentissima persona, veramente mi ha dispiaciuto tanto. E poi insomma è morto purtroppo oggi un grande del calcio italiano, nel senso che è stato giocatore ma più che altro un allenatore importante, Emiliano Mondonico, che purtroppo è morto, allenatore in particolare, ricorderete, del Toro e dell'Atalanta, con l'Atalanta, insomma, ricordiamo quando è arrivato, veniva dalla Serie B ed è arrivato credo in semifinale di Coppa delle Coppe, eliminato dal Malins, andò quell'anno in Coppa delle Coppe, non mi sbaglio se vinsero la Coppa Italia o la vinse il Napoli l'anno che vinse anche lo scudetto, il Napoli andò a fare la Coppa Campioni, adesso io non me lo ricordo esattamente, e poi insomma col Toro, quel Toro che andò in finale, che eliminò il Real Madrid in quella semifinale di Coppa UEFA, andò in finale col grande Ajax, di Kluivert, di Davids, di Seedorf, quindi insomma fu una grande, purtroppo si dovette inchinare quel Toro alla strapotenza di quell'Ajax, però veramente fece tanto, e insomma un allenatore alla vecchia maniera, e quindi niente, se n'è andato, lottava contro un male molto grave, quindi non ce l'ha fatta, e quindi Cremonese, Atalanta, Torino, Fiorentina, ma insomma poi con l'Atalanta, il 92 Toro Ajax, la finale di che alzò la sedia per protesta contro l'arbitro nella finale del 92 Torino Ajax. Va bene. Allora, caro Alberto Il Flaco Polinori, grande puntata oggi di Radio Barça Italia, e che insomma ci ha portato sia il presidente Antoni Gil che il presidente della Confederazione Mondiale Peñas Football Club Barcelona, e poi Toni Freire, il presidente della FCB World Peñas Federation, per quanto riguarda appunto che abbiamo intervistato oggi. Poi grazie a Mirko Emili, che è intervenuto qui a Radio RomaFutura.it, Radio Barça, nel programma Radio Barça Italia. Mirko Emili, giornalista sportivo di Radio Centro Suono Sport. E poi insomma i nostri, da Albert Parera Puic a Francesco Bonagura, detto il Petisso, a Flavio Rollo Mignana e a Vittorio Pegone da Torino, Sergio Lonetti dal Canton Ticino, Pietro Locatelli da Milano e Joaquin Canals da Barcellona. Grazie a tutti.
e torniamo la prossima settimana. Vediamo quando comunque il Barça, ricordiamo, gioca alle 20:45 al Sanchez Pizjuan, esattamente, al Sanchez Pizjuan. Ho capito, abbiamo detto contro